Giomborno ragazzi, e benvenuti in questo nuovo video, benvenuti in questa nuova puntata di Dalle Stalle alle Stelle, cioè il video nel quale prendiamo la squadra più scarsa del campionato, in questo caso l'Aba Club, e andiamo a vincere il campionato di riferimento, nel caso di oggi, l'Arabia Saudita. So che sarà un video che magari farà meno views del solito, perché comunque stiamo andando a vincere il campionato saudita, però vi ho promesso che li avrei portati tutti e quindi anche questi un po' più scarni è giusto portarli, anche perché vedete me che compro giocatori sauditi, giocatori che crescono, e quindi potrebbe anche essere interessante per voi. Detto questo, prima di iniziare vi invito a lasciare qua sotto tantissimi mi piace, se volete un'altra puntata di Dalle Stalle alle Stelle. Vi ricordo, sono già uscite tante puntate che trovate direttamente qua in alto nelle schede per quanto riguarda la serie Dalle Stalle alle Stelle, li trovate anche sulla playlist del canale. Vi invito anche ad iscrivervi al canale, perché voglio arrivare molto presto a 150.000 iscritti e perché molti di voi non sono iscritti a questo canale ma fanno la spola dal primo canale. Quindi mi raccomando, iscrivetevi se volete supportare tutti i miei video, attivate anche la campanellina. Vi ricordo che ogni giorno alle ore 15.30, 15.35 esce un nuovo video su questo canale, e quindi se vi va, insomma, ricordatevi l'orario, mettetevi anche la sveglia. E vi voglio ricordare anche che ho attivato la possibilità di abbonarsi. E voi direte, che ce devo fare? Niente di clamoroso, costa 99 centesimi al mese. Avete la possibilità di vedere due puntate a settimana della mia carriera allenatore segreta con l'Amburgo. Quindi alla fine è nemmeno un euro, nemmeno un caffè offerto, però per due puntate a settimana, quindi per 8 video in più, mi sembra una cosa abbastanza buona. E volevo ringraziarvi perché siete veramente in tanti che vi state abbonando, in tanti avete deciso di fare questo passo. Detto questo, andiamo a guardare la squadra in questione. Allora, in porta abbiamo Al-Mazaidi, che è in scadenza, non vuole rinnovare, e anche sul mercato io se riesco lo vendo. Yawar, che io se riesco lo vendo, 56 di overall, 26 anni. Al-Shammari me lo terrei come secondo, alla fine è inutile andare ad investire per un secondo portiere. Come primo mi tengo Mamdi, 66, Abdellali Mamdi, 66, 29 anni, marocchino, ci può anche stare. A sinistra abbiamo Al Kunaidiri, che ha 57, 20 anni, è il nostro panchinaro, e Sari Amro, 31 anni, 62, al momento è il nostro titolare. Al centro abbiamo Dani Suarez, 65, 31 anni, lo vendo per farci qualche spiccio. Atushi, 66, 29 anni, me lo tengo. Al Kuwaiti, 54, 23 anni, lo vendo. Alla Bib, 60, 28 anni, me lo tengo. E qua andrà un po' fatto un investimento per quanto riguarda i difensori centrali. Come terzini destri invece abbiamo Barnawi, 60, 34 anni, che vuole anche andare via, lo vendo assolutamente. E Al Amsal, 59, 25 anni, che per il momento me lo tengo molto volentieri. In mediana abbiamo Sharaili, 63, 28 anni, me lo tengo. E Al Sharani, 51, 21 anni, lo vendo. Abbiamo anche Al Baraka, 63, 30 anni, me lo tengo. E Al Jaman, 66, 27 anni, me lo tengo a sinistra. A sinistra abbiamo anche Al Katani, che però è in prestito da noi. E abbiamo Nasser, 55, 24 anni, che se riesco lo vendo. Al Ghed, 58, 23 anni, che invece me lo tengo. Al centrocampo abbiamo Uros Matic, 70, 31 anni, gran bel giocatore. Ha anche qualcosa in più, ci dà una mano in questo campionato. Sulla tre quarti abbiamo Capitan Bguir, 72, 27 anni, che è fortissimo. Il problema qual è? Il problema è che è in scadenza e che non vuole rinnovare il suo contratto, quindi andrà via. Abbiamo anche Al Zarani, 55-26 anni, che lo vendo. Al Zoed, 60-32 anni, che lo vendo. Al Sadi, 52-20 anni, lui me lo tengo. Mbongu, 67-20 anni, lo tengo. A destra abbiamo anche Bin Yamaya, 63-26 anni, me lo tengo. In attacco ci abbiamo Tevedre, 68-29 anni, lo vendo perché non vuole rinnovare il suo contratto, il calciatore surinamese o surinamense, non lo so. E Al Ruaili, 55-22 anni, me lo tengo. Afana, che non è Afena, 60-30 anni, al momento me lo tengo, attaccante giordano. Detto questo, noi abbiamo, stavo pensando di fare una cosa per la prima volta nella storia, noi abbiamo un vivaio, e nel nostro vivaio c'è questo giocatore qui, Al Gamadi, 72-17 anni, e io ragazzi ho un'idea gigantesca che adesso vi andrò a far vedere, perché non è una cosa che solitamente faccio. Allora, cerchiamo innanzitutto di capire Al Gamadi dove giocherebbe. Al Gamdi dove giocherebbe in questa squadra. Allora, meno 18, 48 lì, meno 7, meno 7 anche qua sulla fascia, no, sulla fascia non è.
da terzino, non cresce, qui non cresce un cazzo questo tipo. Allora, questo è un 5-4-1, facciamo un modulo con più possibilità, riprendiamo... Oh, questo qualcosa dovrà pur saper fare nella vita, cioè non penso che non sappia fare nulla. Cresce da trequartista, forse da seconda punta cresce ancora di più, vediamo un pochino, aspettate. Trasformiamo questo in una, invece che in un COC, in una seconda punta, quindi... Ok, andiamo a prenderlo. Io pensavo crescesse ancora di più, invece non è che cresca molto più di così. No, al massimo il trequartista può fare, da quello che vedo. Sì, al massimo il trequartista. Allora noi trasformiamolo in trequartista. E avevo una mezza idea. Allora, trasformandolo in trequartista dovrebbe upgradare. Però non posso aspettare 4 settimane. Allora facciamo una cosa. Quanto vale? 6 milioni e mezzo. So che è una cosa che non vi piace, ma io lo metto in vendita al Gamdi. È il giocatore più forte che abbiamo. Arriverà sicuramente a 80-85. Ma noi al momento abbiamo necessariamente bisogno di soldi per fare una squadra competitiva già quest'anno. Quindi tante volte capita che ti esplode un giovane e lo vendi. Questo è il caso, sinceramente. Quindi se io riesco al Gamdi lo vado a vendere e ci vado a fare 10-11 milioni di euro. Detto questo, primo match vinciamo 4-0 in precampionato, ma dobbiamo quantomeno fare una formazione. Allora facciamo una formazione tipo che ne so, facciamo un 4-2-3-1 in cui però Matic è un CC. Difensori centrali, raga, comunque che schifo di squadra che abbiamo. Allora, questi due, terzino destro abbiamo Barnaui, a sinistra abbiamo Amro. Ok, più o meno è questa la formazione. Da qui partiamo per migliorarla più possibile. Non abbiamo un euro più che altro, è quello che mi dice. Abbiamo un milione con questa squadra. Pareggiano 2-2. Ok, meno male, stavo guardando, è luglio, quindi non è gennaio. Sarebbe stato un casino. Siamo usciti dal torneo, siamo dei coglioni. Vabbè, che deficienti, oh, che deficienti. Abbiamo vinto la prima, pareggiato la seconda, abbiamo perso la terza. Che rincoglioniti. Ci arriva un'offerta per Bguir, andiamo a trattare, cercando di strappare più possibile. Ma non è che vogliano offrire così tanti soldi questi, eh? Mi sembrano molto resti nello spendere, infatti no. Sarà un casino, raga. Sarà veramente un casino. È vero che il livello del campionato qui generalmente è molto basso, eh? Però sarà comunque un casino. Che poi la cosa che mi fa incazzare è che io ho messo nel mirino diversi giocatori, ma se non parte nessuno non arriva nessuno qui. Come facciamo a fare una squadra così? Nel frattempo lui cambia ruolo e punto sale di uno, come vi dicevo. E quindi dovrebbe crescere anche, sì, è cresciuto di un milione di valutazione. Dai, cerchiamo, raga, di piazzare qualcuno. Siamo veramente nella merda, comunque. Non riesco, non so chi comprare, perché veramente non ho soldi. Sta per finire il mercato tra un po', raga. Cioè, siamo a inizio campionato e qui ancora siamo a caro amico. La prima in campionato, tra l'altro, la pareggiamo 1-1. Venduto Barnaui per 100.000, venduto Jawar per 190.000. Allora, qual è il primo ruolo che dobbiamo migliorare? Sicuramente va preso un centrocampista. Tipo Al-Malki si potrebbe provare a prendere. Abdullahi Al-Malki, che mi sembra un buon giocatore. C'ha 69 di overall, 26 anni. Secondo me con un milione potrebbero accettare. No, vogliono 1.650.000, che è tantino, raga, perché non è che abbiamo tutti questi soldi. 1.250.000, dai. 1.650.000 loro. Chi c'ha i giocatori se li tiene sto campionato, raga. 1.300.000, 1.650.000, loro non calano di niente. 1.350.000, ci devono pensare. Sarebbe buono per il nostro centrocampo, sarebbe ottimo, sarebbe oro per il nostro centrocampo, a dire la verità. Inaccettabile 1.600.000, riandiamo a trattare. Dai, cala un pochino che mi serve come il pane che cali. Facciamo 1.500.000? 1.600.000, dai, facciamo 1.500.000 e basta. Almeno risparmio quei soldini per qualche altro giocatore. 1.600.000, porca troia, porca, oh. Niente, chiudiamo per 1.600.000, tanto non accettano se no. Chiudiamo per 1.600.000 e vaffanculo. Gli facciamo un quadriennale. Ok, gli va bene. Accettiamo la clausola. Ok, accettato, preso Al-Malki, almeno questo. Seconda di campionato vinta 1-2. Tanto parte Bguir per 2.750.000 al Monterrey. Ottimo, cazzo. Allora, detto questo... no, Al-Malki lì non ci gioca perché è un trequartista. Cioè non è un trequartista, trequartista abbiamo Al-Zawed. Però dovremmo prendere un trequartista. Minchia, se dovremmo prendere un terzino destro. Come prima cosa un terzino destro, raga. Ah, in realtà il trequartista ce l'abbiamo. Se non lo vendiamo è Al-Ghamdi. Finché sta qui è inutile anche pensare. E esterno sinistro però non abbiamo un cazzo. Abbiamo Al-Yaman. Che sembra Al... che sembra Yan Kaman. Kan Yaman, come cazzo si chiama. Prendiamo un terzino destro, va. Proviamo a prendere lui come terzino destro. Al-Buraik, saudita dell'Al-Hilal, vale 2 milioni circa, un 72-28 anni, quindi io prendo lui. Offriamo 1 milione e 8, speriamo che accettino. 2 milioni e 2 questi vonno, che palle. 1 milione
9,50, tanto non caleranno mai, vi ripeto, questi giocatori forti, ah no, hanno accettato, invece uno 9,50 hanno accettato, meglio, meno male, Alburaik, vieni da me, abbracciami e fammi sentire che... Siamo veramente contati comunque, cioè una situazione veramente vergognosa nel nostro essere contati. Ma non tanti i giocatori, quanto i soldi, non c'iamo una lira, raga, non c'iamo una lira manco per piangere. Questo vuole una marea di soldi, io non c'ho una lira. Ok, dai, preso Alburaik. Allora, mettiamo in formazione anche questo. Eccolo, Alburaik. La squadra è scarsa come poche cose nel mondo. Ho visto poche cose scarse nel mondo. Una di queste è questa squadra qui. Però, pian pianino. Comunque sto pensando, se non riusciamo a piazzare quel giocatore lì, bene o male. Ecco, ci hanno offerto Ljajic, tra l'altro. Madonna, Ljajic. No, allora. No, niente, ho rifiutato. Voglio che mi diano tutti i soldi di cui ho bisogno, altrimenti non parte. Non me ne frega niente. Cioè, se è per regalarlo al Gandhi, non lo regalo. Piuttosto me lo tengo e resto così, non me ne frega veramente nulla, raga, vi dico la verità. Piuttosto lo vendo l'anno prossimo e ci faccio il doppio dei soldi. Vediamo se riusciamo a prendere almeno l'esterno sinistro, insomma, per chiudere il mercato in modo degno. Alla fine abbiamo fatto 3 acquisti, più il primavera. Dovremmo tecnicamente prima fare una mini cessione almeno. Fai una mini cessione e stai a posto, secondo me. Ma la fai la mini cessione? Non lo so, perché io continuo a provarla, ma qui non succede nulla. Il Barcellona ha preso Ben Yedder. Il Real Madrid è Harry Kane, santo cielo. Qui raga non la fai intanto la mini cessione, non la fai la mini cessione, cavolo. Ok, fatta la mini cessione al Sharani per 165.000 euro, va via. Allora, quanti soldi abbiamo? Madonna, niente ci abbiamo, niente. Manco una lira. Come facciamo con questi pochi soldi, raga? Come facciamo? Allora, io vorrei prendere al Mualad, però... Non è che ci lo regalano, eh. Non è che siamo simpatici, quindi... Allora, scambio giocatori, vediamo un po'. Ok, diamo Bin Yamai più 590.000 euro per prendercelo. Mi va bene. Dai, Al Mualad diventerà il nostro titolare a sinistra. E credo che questo sia l'ultimo colpo ufficiale da fare nel mercato. Perfetto, preso Al Mualad. Mercato che più o meno si è chiuso e abbiamo anche 92 di overall. Allora, mi dispiace per Amro che è scarsissimo sulla fascia sinistra, ma questo abbiamo, questo potevamo fare e questo facciamo. Ok, dai, siamo arrivati alla fine del mercato. Possiamo anche andare a giugno a simulare sperando appunto che non ci diano grossi grattacapi. Vediamo un po'. Primo giugno 2022, vediamo com'è andata. Allora, pareggio, vittoria, pareggio, ok. Sconfitta, pareggio, sconfitta. Sconfitta, vittoria, sconfitta, pareggio. Pareggio, spareggio, sconfitta, non è schifo. Sconfitta, pareggio, vittoria, 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 bene. Pareggio, sconfitta, male. Pareggio, pareggio. Sconfitta, vittoria, vittoria, vittoria. Sconfitta, vittoria. Siamo arrivati ottavi. Vabbè, ci sta, nel senso, alla fine non andiamo a fare nessuna finale. Loro che fanno una finale? Che cazzo è quella? Coppa Nvidia, Asian Cup, Country Cup, che cazzo è? No, pure ne abbiamo fatto l'Asian Cup, giusto? No, al Shabab non siamo noi. Non lo so, no, questa qui è la loro Champions League, non abbiamo fatto nessuna Champions League noi. Però che ve posso dire, raga, che ve posso dire? Niente, siamo arrivati ottavi, non è malissimo ottavi, ottavo posto non è malissimo. Vediamo se è cresciuto qualcuno. Madonna, questo quanto è sceso, dei 6. Amro sale di 1. Più che altro sono curioso. Allora, lui sale di 3. Al Mualad sale di 1, arriva a 68. Ok, Al Malchi sale di 1, arriva a 70. Matic sale di 1, arriva a 71 nonostante i 32 anni. Gandhi, ragazzi, Al Gandhi è salito di 5, arriva a 77. Vale 24 milioni di euro. Questo l'anno prossimo, mi dispiace, ma se vende. Non è cattiveria, non voglio essere cattivo con nessuno, ma bisogna fare delle scelte. Questa è la scelta che faccio. Al Zoed se n'è ito. Ma a livello di gol 13 ne ha fatti Teverede, 5 Mbongonu, 8 Al Gandhi. Diciamo che sarebbe opportuno provare, diciamo, a vendere. Probabilmente sì, a vendere il nostro calciatore per prenderne degli altri. Però mi dispiacerebbe perdere al coso lì. Tanto ho venduto Dani Suarez per mezzo milione circa al Kayseri Sport. Sentite, facciamo una cosa, andiamo alla stagione dopo, vediamo che cosa cambia. Magari abbiamo un po' più di soldi, magari abbiamo un po' più di stabilità economica e di possibilità economica. Allora, ho dei dubbi su cosa fare in questa nuova stagione, ma per il semplice fatto che non ci sono grandi attaccanti in Arabia Saudita, quindi dovrei prendere, diciamo, 2 milioni e 3, dovrei prendere attaccanti che non fanno parte
del mondo saudita. Oddio, tutti in scadenza stanno. Raga, Matic, Amro si ritirano tutti. Dani Suarez se ne va. Al Buraik non vuole rinnovare. È un casino, eh. È proprio un casino. Allora, partiamo subito da questo presupposto: che lui, Abdullah Madu, svincolato 68-28 anni, anzi, giocatore forte saudita. Lo volevo lo scorso anno, ma non sono riuscito a prenderlo. Era in scadenza, non gli hanno rinnovato il contratto e quindi è rimasto svincolato. E io me lo prenderei immediatamente per fargli fare il centrale titolare della mia squadra. Quindi andiamo subito su di lui, raga, ed è una manna dal cielo se riusciamo a prendere Madu. La cosa positiva è che qui, anche se dovessimo prendere quei giocatori tipo vecchi, stravecchi, che insomma non vanno a fine carriera, tutto sommato potremmo anche riuscire appunto a giustificare una sorta di realtà con il fatto che siamo in Arabia Saudita e tanti giocatori vanno a chiudere la carriera in Arabia Saudita. Proprio per questo proverò a prendere un portiere di quelli vecchi vecchi che magari è svincolato, vediamo un po'. Cioè, in realtà avevo cercato Handanovic come prima cosa, che ci stava, insomma, che Handanovic dopo la carriera che ha fatto va a chiudere la carriera in Arabia Saudita. Il problema è che vale ancora 8 milioni e chi ce l'ha 8 milioni? Ecco il portiere che fa per noi, Ospina. Aspettate un attimo. Sì, sì, Ospina fa per noi, ragazzi. Ospina fa per noi, assolutamente. Andiamo a prendere Ospina. Svincolato dopo il periodo a Napoli, decide di chiudere la carriera qui. Mi sembra perfetto. Gli facciamo un biennale. Cioè, non è nemmeno troppo inventato. Secondo me è abbastanza reale come cosa. Alla fine Ospina ha fatto la sua carriera. Va a finire a prendere i soldi in Arabia Saudita. Si fa gli ultimi 2 anni. Preso Ospina. Mi sembra molta roba. E detto questo, non c'è nemmeno bisogno che io venda al Gandhi a questo punto. Forse dovrei prendere, ecco, questo sì, un centravanti. Un centravanti ci servirebbe. Il problema è anche, è sempre quello, che gli arabi non hanno centravanti validi. Quindi la cosa che mi viene in mente è andare a vedere se c'è anche qua qualche svincolato molto vecchio in attacco, tipo il David Villa della situazione, che possa chiudere la carriera in Arabia Saudita. Ecco, allora, il nome potrebbe rispondere a quello di Fernando Llorente, che insomma non mi sorprenderebbe se chiudesse la carriera a 37 anni in Arabia Saudita. Certo, non è un attaccante di chissà che portata, a dirvi la verità, nel senso, io penso che questo quest'anno arrivi a 67, però comunque potrebbe darci una grossa mano. E quindi mi prendo Llorente, me lo prendo tra gli svincolati, ci può fare assolutamente comodo. Perfetto, preso anche Llorente. E con la stessa idea cerchiamo il terzino sinistro. Regà, vi ripeto che sto cercando comunque di tenere una realtà, perché qui o prendiamo giocatori sauditi o prendiamo giocatori vecchi che possono chiudere la carriera qua. Potremmo prendere Fabio, che dopo l'esperienza al Nantes a 31 anni si fa tentare dai soldi sauditi e decide di accettare la proposta. Ci avrà un 70, 71, 72, quindi boh, io Fabio me lo prendo. Perfetto, preso anche Fabio. Quindi allora, in attacco ci metto Llorente, in porta c'è Joe Spina, bella roba, 60-79, in difesa Madu, preso svincolato, che fortuna, qui gioca Fabio. Beh, la squadra si è rinforzata tanto. Te vedete, me lo porto in panchina comunque, perché ci può far comodo. Boh, secondo me siamo molto forti. Io manco farei nient'altro, vi dico la verità. Mi terrei forse quei soldi per... Cioè, non so che cosa fare con quei soldi là, se investirei ulteriormente o no, perché c'ho un milioncino circa. Ma rimaniamo con questi 2 milioni che ci possono servire per gli svincolati dell'anno prossimo, visto che molti giocatori se ne vanno a parametro zero. L'unica cosa è un peccato per Al Buraik, almeno che non vogliamo aspettare un attimo, vedere se lo cediamo e andare a sostituire il terzino destro, e questa potrebbe essere una manovra intelligente se si pensa comunque che Al Buraik a fine anno andrà via a parametro zero. Magari facciamo un paio di milioni, più 2 che abbiamo, arriviamo a 5 e ci prendiamo un terzino destro che sia futuribile per noi. Aspettiamo un secondo, dai, valutiamo la situazione. La cosa che mi fa incazzare è che la gente mi fa le offerte, io le accetto e poi salta sempre tutto. Tanto è venduto Nasser per 290.000. Allora, ho venduto Tevrede per quasi 2 milioni al Tijuana. E lui, Al Sharani, sarà il sostituto del nostro giocatore partente, del nostro terzino destro. Quindi nel frattempo noi Fabio lo trasformiamo in terzino destro. Così almeno l'altro, visto che è già a sinistro, quando arriva è pronto per giocare. Tanto economicamente parlando, la partenza di Tevrede ci ha aiutato tanto, 3-7, però ancora non riusciamo a prenderlo quello lì. Bisogna aspettare di far partire il terzino nostro. Eccolo qua, Al Buraik è partito per 2 milioni e 8. Allora, stavo pensando che c'è Streliman va svincolato, che volendo si potrebbe anche prendere, visto che abbiamo fatto partire Tevrede e visto che Llorente ha 165 anni. Tanto alla fine, come vedete, accetta turnover. E quindi come panchinaro penso che vada più che bene.
facciamo un quadriennale, lui vuole un biennale, lo chiudiamo per un triennale, tutti che finiscono uguale. Dai, Ale, allora, ignora clausola. Grande Florenzi. Allora, preso Mamba, preso Mamba. Vi dicevo, dobbiamo prendere quel giocatore lì che vi dicevo. Allora, chi è che era? Ma in realtà ci sarebbe anche Saud Abdullahamid, che è vero che non c'ha 75, c'ha 71, però c'ha 23 anni, quasi quasi prendo lui. Contatta per acquistare, dai. Allora, partiamo da base di 3 milioni di euro, considerando che lui ne vale 2,8, secondo me potremmo avvicinarci. Loro vogliono 3,7, io offro 3,4 e penso che più o meno ci siamo, dai. 3,7. E dai, non mi rompere i coglioni, 3, 3, 4, dai, dai, non mi rompere, dai, 3, 4. Hanno accettato, perfetto. Andiamo a prenderlo ufficialmente, in modo poi da annullare anche quello, i compiti che avevamo dato al nostro terzino. E va bene così. Quadriennale, ignoriamo la clausola, qualche soldino lo vuole, ma a me va bene. Abdulhamid, ragazzi, sarà il nostro nuovo terzino destro. Questo è l'ultimo anno che teniamo. L'ultimo anno che teniamo il giocatore che vi ho detto prima, il fenomeno. Perché se non vinciamo nemmeno quest'anno, raga, si vende. Sì, Fabio. Che c'entra Fabio? Fabio bisogna rimetterlo terzino sinistro e gli diamo equilibrato. Mettiamo i piani di crescita rapidamente. Allora, secondo me la squadra è molto più forte di prima, anche perché abbiamo rinforzato principalmente i ruoli in cui avevamo delle defezioni. L'unica ricostruzione che abbiamo fatto è col terzino destro. Cioè, quindi sono molto felice di quello che abbiamo fatto sostanzialmente. Llorente è già sceso di uno, raga. Questo quest'anno, cioè, arriva a 50 secondo me. Vabbè, tanto abbiamo preso Mamba in panchina, quindi mal che vada stiamo a posto. E ok, mettiamo anche i terzini. Poi l'anno prossimo bisogna migliorare i centrali, che abbiamo 2,60 di overall, 68 in realtà, ma sempre 60 è. Mamba lo portiamo in panchina. Per il resto ci siamo. Ci siamo, ci siamo. Andiamo a simulare la stagione, dai. Allora, 1º giugno 2023, torniamo indietro e vediamo com'è andata. Vittoria, sconfitta, pareggio, tutto. Vittoria, pareggio, sconfitta. Vittoria, pareggio, sconfitta. Oh, ma stavo scherzando. Vittoria, 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 vittoria. Bene. Vittoria, vittoria, vittoria. Niente, perché ci siamo fermati? La pausa mi devasta. Vittoria, sconfitta, pareggio, pareggio. Vittoria, vittoria, vittoria. Madonna, raga, magari. Vittoria, 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 pareggio. Pareggio, pareggio. Siamo arrivati secondi. Secondi, cavolo. Secondi a meno 9 punti dal Damac. Che cazzo è il Damac? Ma questa è una pezza, eh. Questa è una pezza, perché mo se ne vanno una marea di giocatori. A parte al Mualad si è crociato qui. Si è fatto tutto. Ospina sale di un arrivo 80. Madonna, quanto è forte Ospina, me lo tengo altri 10 anni. Rinnoviamogli il contratto ad Ospina. No, Ospina, adesso tu rinnovi sto cazzo di contratto e non mi rompi i coglioni. Guarda se mi devo arrabbiare, eh. Gli ho provato a fare un quinquennale a Ospina. Alla fine penso che dovrò accontentare di un prolungamento annuale. Però, perfetto, ripreso Ospina, prolungato. Poi vi dicevo, Fabio rimane a 73, bravissimo Fabio. Alkunaidi risale di 3, arriva a 62, ottimo, sta crescendo. Madu sale di 1, arriva a 69. Abdulhamid sale di 4, arriva a 75. Madonna, quanto è forte Abdulhamid. Al-Muallad, raga, è frattura del coccige, è stato fuori tutto l'anno, eppure è sceso. Avrà giocato questo? No, ha giocato lui. Al-Yaman, vabbè, dai, 29, un gol e 3 assist. 3 gol e 3 assist per Al-Malki, che a centrocampo sale di 1 arriva a 71. Matic l'ultima stagione addirittura sale di 1 arriva a 71. Ma perché di serie? Perché ti ritiri? Perché ti ritiri, Matic? Vabbè. Al-Ghamdi, ragazzi, è arrivata a 82. Sinceramente non so cosa fare, nel senso che da una parte vorrei venderlo perché vale 65 milioni, vuol dire che me ne danno 100. E quindi vincerei al 100%. Dall'altra però perderei un gran giocatore. Poi a destra abbiamo Mbongu che sale di 3 arriva a 72. Llorente è sceso di 6, è arrivato a 66 e ha fatto 3 gol in tutto l'anno, mortacci sua. E dimmi che ha segnato Mamba, infatti alla fine è stato titolare Mamba, 11 gol Madonna però, va presa una punta. L'anno prossimo vanno fatte determinate cose molto importanti. Certo che se perdiamo quel giocatore lì, raga, perdiamo tanto, Devo riflettere. Alla mo' hanno capito un po' di cose, perché questo è l'anno duro, questo è l'anno veramente duro. Ecco che Fabio si ritira a fine anno. Llorente, raga, a fine anno lo lascio scadere. Mi dispiace, ma è scarso veramente come la merda. Allora, fatemi ragionare. La cosa che devo fare per primo, secondo me, è quello di andare sul rete mercato globale. Tipo questo tipo,
richiamo, mentre questo che è più bravo lo mando in Arabia Saudita. Mandandolo in Arabia Saudita, io voglio che mi trovi solamente, non dei terzini, ma qualsiasi ruolo, però che siano campioni, perché facciamo campioni e da prima squadra. Perché se decido appunto di vendere quello lì a 100 milioni, devo farlo con cognizione di causa e non a cazzo de cane. Infatti raga, vale fino a 104 milioni, adesso aspettiamo un attimo, ma anche Abdulhamid ragazzi mi offrono 13 milioni e mezzo, vale fino a 20 milioni, io al momento questi me li vorrei tenere. Devo capire solamente se ci saranno giocatori forti da prendere per quanto riguarda la parte saudita, più che altro perché siamo rimasti senza un centrale di difesa e la punta va cambiata per forza. Non so perché, ma secondo me siamo abbastanza, che cazzo, abbastanza nella merda. Abbiamo 4 milioni alla fine, non è che ci danno sti grandi soldi. L'unica cosa che devo dire è che comunque i giocatori che avevamo giovani stanno crescendo, quindi pian piano qualcosa si fa. La cosa che mi spaventa è che ancora non abbiamo informazioni sui giocatori in Arabia Saudita, quindi penso che non venderò il mio campione. Allora, una cosa voglio farla, ovvero andare a prendere, ve lo faccio vedere, Moraes, perché se vale 3 milioni e mezzo e c'ha 19 anni, secondo me potrebbe dare una mano alla causa. Quindi io, un'offertina gliela butto lì, gliela faccio. Poi mal che vada ce lo teniamo in panca, ma secondo me c'è almeno 68, 67, secondo me ce l'ha. E quindi non sarebbe male averlo come centravanti, Thiago Moraes a 19 anni. Allora intanto l'abbiamo preso, vediamo quanto ha. Se c'ha 70 mi sento male, oddio c'ha 70, mi sento malissimo, abbiamo preso il titolare raga. Vi ho preso il titolare della lista svincolati, mi sento malissimo. Llorente, è stato un piacere fare affari con te. Raga, non abbiamo più il centrocampista. Madonna che schifo. Allora no, il centrocampista che va preso per forza. Qui non ci fanno ancora sapere niente. Giocatori trovati zero, grazie mille. Gentilissimi. E niente, mo ci dovremmo buttare su un centrocampista. Riflettiamo un attimo, ponderiamo sulla situazione. C'è qualche calciatore che secondo me potrebbe fare il caso nostro a centrocampo, eh? Magari investendo tutti i soldi che abbiamo. Abbiamo già 10 offerte per Al Ghamdi, ma non voglio assolutamente venderlo. Comunque la cosa clamorosa, raga, è che hanno detto che hanno visto tutto quello che devono vedere e non hanno trovato nessuno, nemmeno un giocatore lì. Pazzesco, pazzesco. Non c'è un arabo da prima, non c'è un giocatore che gioca in Arabia Saudita che è da prima squadra nostra. Allora come cazzo facciamo a non vincere il campionato ancora? Oddio raga, questo giocatore qui svincolato, Alejandro Cantero, prendiamolo subito, c'ha 75. Santo cielo, ma che stiamo scherzando? Facciamo pure un quadriennale, 23 anni 75, con questo vinciamo quest'anno il campionato proprio a mani bassissime, manco le devo alzare le mani. Manco devo pensare di poterle alzare, va. Preso. Allora, qualcosa vi stavo a dì, mamma, ricordo. T'ha tirato un'offerta per Ospina di 5 milioni, ma io corcazzo e todo Ospina. Ormai me lo porto al ritiro. Allora, volevo guardare un attimo perché abbiamo preso due attaccanti, uno più forte di un altro per la nostra rosa. Uno è Moraes. Che ruoli può fare Moraes? Il panettiere, il fornaio, tutti questi divertenti ruoli qui può fare Moraes. Che ruoli invece può fare Cantero? Perché secondo me Cantero, essendo più forte, può fare più cose. A pizza fritta, no, allora aspetta un attimo. Esterno sinistro, esterno destro. Esterno sinistro ci serve, non mi ricordo se esterno destro ci serve, ma esterno sinistro ci serve al 100%. No, l'esterno destro non ci serve, l'esterno sinistro sì, ho sbagliato, e quindi lo farà Cantero. Tocca prendere un centrocampista, e poi in realtà una vita che io devo migliorare i difensori centrali, ancora questi c'ho. Vabbè, non c'è un centrale di difesa interessante, magari anche tra la lista degli svincolati. Senza andare troppo a esagerare ovviamente, eh. Sarebbe figo far chiudere la carriera a Giorgio Chiellini in Arabia. Anche qua, no, ripeto, senza esagerare voi direte: beh, hai preso Chiellini. Sì ragazzi, perché esagerare vorrebbe dire tipo, che ne so, prendere De Ligt, per dirti svincolato. Ma Chiellini che ha 36 anni, ha 38 anni anzi, decide di lasciare, tra l'altro svincolato, la Juventus non gli ha rinnovato il contratto, cerca l'ultimo contratto in vita. Noi gli facciamo un biennale in cui diamo la possibilità a Chiellini di guadagnare altri soldi per chiudere la carriera in Arabia. Mi sembra, insomma, una situazione abbastanza probabile, quindi Chiellini lo prendiamo molto volentieri. 76 raga è una manna per la nostra difesa, sinceramente avevamo bisogno di lui come del pane. Allora eccolo qua, mamma mia raga, mamma mia raga, mamma mia raga. E vi ripeto che qualcuno dirà probabilmente che non è reale, secondo me è assolutamente reale, perché abbiamo Ospina che è vecchio, Chiellini che è vecchio, Fabio che è un altro vecchio, Mbongu, Al Ghamdi, Cantero e Abdulhamid che sono dei giovani che stiamo lanciando, così come Moraes. Adesso a centrocampo prenderemo un altro arabo probabilmente, o comunque derivante dal campionato saudita, e
e poi staremo tranquilli. Cerchiamo di prenderlo, sto centrocampista, vediamo un po' che cosa ne esce fuori. Quest'anno voglio assolutamente vincere il campionato, non c'è sta nulla che tenga. Il calciatore che mi interessava di più, non so se sappiamo qualcosa, è Canno, che vale 2 milioni e 3. Allora, possiamo anche prenderlo, ma devo sapere quanto c'ha, ci deve avere almeno 70, se no non vale la pena prenderlo, aspettate un attimo. Canno è il centrocampista che vorrei. Tanto ancora non ci fanno sapere niente. Svegliatevi, svegliatevi, svegliatevi. Quando cazzarola ci fanno sapere qualcosa per Canno? Dai che voglio chiudere sto... voglio chiudere sta storia. Eccolo, Mohamed Canno 72. Lo prendiamo immediatamente se me lo danno. Speriamo che non sia fondamentale, perfetto. Andiamo a prenderlo, dai, secondo me in qualche modo De Riff o De Raffa ce la faccio a prenderlo. 2 milioni e 3. Hanno accettato subito, immediatamente, ottimo. Tanto era quello che c'avevo, quello che volevo dargli e quello che valeva. Quindi 2 milioni, poco più di 2 milioni li investo molto volentieri per Canno. Importante, accetta, importante. Questo è il ruolo chiave che gioca il nostro giovane, il Gamfi, là come cazzo si chiama, che appunto c'ha tanto di overall e quindi fa abbassare le pretese a tutti quanti. Accettiamo la richiesta di non avere clausola da parte di Gamfi. Madonna, però 20.000 è veramente tanto. Proviamo a chiedergli, eh no, 20.000 bisogna dargli, perché... perché lui ne prende 27, quindi meno di 20.000, ok, 20.000 ci sta, preso è Canno. Allora, l'abbiamo preso e questo è un colpaccio pazzesco, secondo me. Andiamo a metterlo in formazione al posto ovviamente di Al-Yaman, Canno, eccolo qua. Che vi posso dire? Andiamo rapidamente a mettere i piani di crescita a quelli nuovi e anche, insomma, a rivedere quelli vecchi. Per me sarà fondamentale quest'anno cercare di vincere con Fabio, che è l'ultima stagione, altri che andranno via. Tanto Abdulhamid è risalito ancora, 76 è arrivato, fortissimo, cavolo, fortissimo. Cantero quanto cavolo ci mette a trasformarsi? Dai, datti una svegliata. Vabbè, nel frattempo io simulo tutto e noi ci vediamo a giugno. Primo giugno 2024, torniamo indietro e vediamo com'è andata. No, aspettate, che torniamo indietro? Non l'avevo visto, ci sono due partite di Coppa qui. Saranno mica i playoff di fine campionato. Fermi un attimo, fatemi simulare ste partite. Che cazzo, sto proprio rincoglionito. Mica ho io per primo giugno, Ah, vinto 1-0, vinto 1-2, non abbiamo altre partite. Torniamo indietro. Allora, pareggiato, pareggiato, vinto. Vinto, 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 madonna, 6-0. Vinto, perso, vinto. Ci siamo arrivati, mi sa, raga. Vinto, vinto, pareggiato. Vinto, vinto, pareggiato. Non si gioca a gennaio, vinto, 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 pareggiato, perso, vinto, 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 ah, però c'è la coppa in mezzo, pareggiato, vinto, vinto, pareggiato, vinto, vinto, qui niente, qui niente, qui niente, qui niente, ah no, perché sono andato, ma adesso proprio rincoglionito, sono andato troppo dritto, certo, qui niente, siamo arrivati a giugno, siamo arrivati primi, 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 campioni sauditi, campioni, abbiamo faticato più 5 ragazzi nonostante tutte vittorie, campioni sauditi e poi abbiamo giocato anche l'Asia Contour Cup, primi nel girone ma si giocherà l'anno prossimo, me ne frega niente, vabbè volevo solo vederlo per curiosità, sono contento raga, sono contento, abbiamo vinto, meno male, meno male. E poi secondo me abbiamo fatto anche un, tutto sommato un girone intelligente, cioè un girone, una squadra intelligente. Andiamo a guardarla. Allora, Ospina chiude con 78 di overall, 35 anni. Il nostro secondo portiere è Mamdi, 67-32 anni. Il terzo è Al-Shammari, 57-32 anni. A sinistra abbiamo Fabio che cala di 4, chiude con 69-33 anni. E Al-Kunaidiri, 63-23 anni. Difensori centrali abbiamo Al-Kuaidi, 58-25 anni. Atushi, 69-32 anni. Al-Abib, 62-31 anni. Giorgio Chiellini che scende di 5, 71-39 anni, però gioca tanto. Madu 70-30 anni. A destra abbiamo Abdulhamid che sale di 4, arriva a 79-24 anni. Al Amsal 64-28 anni. In mediana Sharaili 65-31 anni. Al Baracca Al-Baraka 61-33 anni. Esterno sinistro abbiamo Alejandro Cantero, 78 di overall, 24 anni, 14 gol e 3 assist. E Al-Yaman 69-30 anni. Abbiamo anche Al-Jed 63-26 anni, Al-Mualad 68-29 anni. Centrali abbiamo Mohamed Canno 74-29 anni, Al-Malki 72-29 anni. Sulla tre quarti abbiamo Al-Ghamdi 86, madonna mia raga, 20 anni, 25 gol e 13 assist. Quanto vale questo? 105 di partenza. Al-Zarani 57-29 anni, Al-Sadi 58-23 anni. A destra abbiamo Mbongu 75-23 anni, bravo anche lui, 11 gol e 11 assist. Morais 74-20 anni, ha cresciuto tanto, ha fatto 7 gol da punta. Afana
scende di 5, chiude con 51, fa più gol Mamba, che alla fine arriva a 70, 30 anni, 10 gol, Al Ruwaili 61, 25 anni, Llorente addirittura 58 di overall, scende ancora, raga, non ha fatto nemmeno una presenza. Insomma, la squadra è buona, ecco la formazione finale: Ospina 78, Chiellini 71, Madu 70, Fabio a sinistra 69, a destra Abdulhamid 79, in mediana Almalki 72, Kanno 74, a sinistra Cantero 78, a destra Mbongu 75, sulle tre quarti Al-Ghamdi 86 e punta Moraes 74. Questa, ragazzi, è la squadra campione d'Arabia Saudita. Fatemi sapere la vostra con un commento qua sotto. Mi raccomando, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. Io vi ringrazio per aver visto il video, mi lascia tantissimi mi piace. Buon shalalalene come sempre. Ci vediamo al prossimo video.